Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata dei nostri survival game. Però con il Lucky Block, perché tanto il Lucky Block è più figo, quindi ci sta. Ora, sto andando a recuperare roba, siamo sulla mappa dei Pokémon nostra. Mappa dei Pokémon amata, tanto amata. Volevo portarvi qualche altra mappa diversa, ma sfortunatamente le mappe sono queste. Non ci possiamo fare nulla, dobbiamo forse accontentarci di rigiocare un po' le mappe che già conosciamo. Se magari conoscete altri server che hanno i Lucky Survival Game, guardate sempre qui sotto nei commenti, così potremo magari fare un giretto anche lì e vedere qualcos'altro. Perché altro non credo ce ne siano italiani, perché non ne ho visti italiani, e questo è l'unico server che conosco. E poi boh, non lo so sinceramente. Se ci sono altri fatemi sapere qui sotto nei commenti, come ho già detto. Quindi vediamo un po' di fare del nostro meglio. Allora, un Antvenom falso è stato ucciso. Antvenom, per chi non lo sapesse, tipo è uno youtuber che è bravo. Un tempo era, cioè un tempo lo seguivo anche, però praticamente adesso non ho abbastanza tempo per fare nulla, quindi non seguo nessuno youtuber tranne un americano. Non so se ve l'ho mai detto, ma io sono tanto follow, ma proprio a livelli estremi, di Tom. Ok, ora chi è Tom? Tom è Syndicate Project. Però io non seguo tanto, cioè seguo anche COD sul suo canale, nel senso COD principalmente lo fa su zombie. Però io non seguo zombie, seguo principalmente i suoi vlog. Mi piace un sacco vedere la vita di quel ragazzo, cosa tremenda. Poi tipo un ragazzo che beve troppo, effettivamente troppo, però mi piace un sacco vedere cosa fa durante la giornata. E vedo tipo i suoi vlog ogni giorno le 7 in teoria. Cavallo, no! Via, 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 scavallo, cavallo, cavallo. Scappa, scappa, scappa. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ok, allora ragazzi, siamo a cavallo, perfetto. E dicevo, vedo tanto i suoi video perché mi piace un sacco come gioca. Cioè come gioca in realtà, anche come parla. E quindi ciò che fa. E devo essere sincero, è davvero un bravo ragazzo. Quindi GG, tanta roba. Questo è perché io seguo pochi youtuber nel mondo. E uno di questi è proprio Syndicate Project. Però torniamo al tema della giornata, ovvero quanto Cristo ci metterò a morire. Effettivamente ho sprecato delle frecce, dovrei recuperarle se riesco, dovrebbe essere qua in giro. Mi sa che le frecce non tornano indietro, ok? Allora, dicevo, è il problema essenziale che al momento non abbiamo dell'armatura, dell'armatura così in generale, armatura. Non abbiamo l'armatura, quindi potremmo morire da un momento all'altro. Ci conviene andare a fare un po' di raccimolazione di Lucky Block, abbiamo soltanto due frecce. Gli altri le ho sprecate, sono abbastanza stupido perché dovevo tenermele e invece no. Ok? Ok, buono. E posso avere ok, posso avere un po' d'armatura da lui, perfetto. Buono. Cosa che c'aveva? Aveva questo e questo. Aveva una spada d'oro pure. Vabbè, dettagli. Non aveva tipo delle armi interessanti, però sti cavoli, non interessava più che altro l'armatura. E l'abbiamo recuperata. Ho qualcosa nel mio occhio, non so che cosa sia. Gli Lucky Block sono tornati, quindi ci toccherebbe magari andare tipo verso lo spawn o qualche altra zona più vicino. Però visto che ho preso un po' di roba, tipo un nuovo arco con delle nuove frecce, potremmo anche continuare la nostra avventura da questo lato. Tanto male vale che vada arrivare qualcuno, noi lo shottiamo con l'archetto. Vabbè, sincero, l'arco in Minecraft naturalmente è l'arma che fa più la differenza. Voi direte, vabbè Ulisse, com'è possibile una cosa del genere? Cioè, è comunque un'arma GG, scialla, tranquilla. No, invece non lo è, perché l'arco può allontanare la gente e shottarla facilmente. Quindi vi consiglio di giocare molto con l'arco e imparare a usarlo, perché o nell'UHC o in questa tipologia di game l'arco fa davvero la differenza. Perché molti in genere fanno protection per ovviamente proteggersi dai colpi normali. Però non sempre la protezione dai colpi normali è interessante e utile, perché ovviamente se uno ti becca in testa con un bel headshot da parte di un arco, sucate, ma tanto, proprio a livelli estremi. E io ho imparato queste cose giocando molto ai, tipo alle Skywars. In generale lì che ho imparato a usare l'arco, perché comunque devi avere una certa precisione. Qui più o meno puoi anche giocare tranquillamente di spada, però se sui Skywars giochi di spada potresti morire presto, quindi bisogna fare molta attenzione, mi raccomando. Seguite questi consigli, che io magari ne so un po' più di voi su questi argomenti, che ovviamente ci ho messo un po' di tempo a impararli, perché ho dovuto un po' impararli per i vari HC che dovevo giocare in team, perché non avete tipo il primo HC, magari qualcuno se l'ho già detto, forse qualcuno nel primo HC perdevo, che ovviamente non abbiamo per niente usato l'arco, e da lì in poi ho deciso bam, arco, devo diventare forte con l'arco e devo battere tutti. E più o meno è successo nel secondo, anche nel terzo in realtà me la sono cavicchiata, quindi devo dire che ha funzionato quella di usare l'arco, tanto figo. Ho due bellissimi diamond, mi sarebbe uno stick per farmi una spada in diamante, anche perché ora come ora non ho nulla per attaccare gente. E la cosa bella è che ho due bellissime mele d'oro. Questo significa che se tutto va bene, se tutto va come dovrebbe, diciamo, funzionare, potrei anche vincere. Lightning 4? Oh mio Dio! Non so come funziona Lightning, sinceramente, quindi boh, teniamocelo. Credo col tasto destro o cosa del genere, però Lightning 4 è tanto, ragazzi, è tanto davvero. Vabbè, cerchiamo di fare molta attenzione. Ok, un pork shop molto carino, molto interessante, che mi stava seguendo. No, non mi stava seguendo, era tipo qualcosa di strano che ho visto, ho fatto, ma chi è Cristo? No, ok, non mi stava seguendo, perfetto. Allora, abbiamo ancora 8 player da affrontare, da
uccidere ovviamente, perché se non li uccidiamo perdiamo. Ma questa cosa del Lightning 4, ragazzi, è la prima volta che mi capita. Non so se è forte, non so se è potente, però vantaggio sicuramente ne abbiamo adesso sui nostri abitanti qui vicino. Allora, vediamo un po', qui non c'è nulla. Mi raccomando, dovete sempre fare molta attenzione a ciò che c'è attorno a voi, perché in genere appaiono molto velocemente i nemici, soprattutto in questi, in queste modalità che sono molto frenetiche. E quindi tipo può capitare che arrivi dall'improvviso un tipo a caso, gli faccio wow, ucciso, ok, e tu fai vabbè, capita. Quindi mi raccomando, attenzione, 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 sempre gli occhi aperti. Mi raccomando, giratevi abbastanza spesso, giusto per fare un piccolo riepilogo di ciò che c'è attorno a voi, ragazzi. Nulla di particolare in effetti, però comunque un piccolo girato attorno a voi, come sto facendo io ogni tanto per scoprire se c'è ancora qualcuno dietro di me, se qualcuno mi sta seguendo, va sempre fatto, mi raccomando. Ok, oh, guardate di Naughty Block sotto, cioè sotto, dietro al nostro Squirtle. Però non ci andremo perché non ci piace come cosa. E sinceramente, fin quando ci uccidono loro, io sono completamente fiducioso nella mia vittoria. E che palle, però ogni volta che mi trovo weakness, Dio santo, sempre una sfiga di merda. Oh, ok. Allora, abbiamo trovato questa Iron Chestplate e nient'altro per il momento. Potremmo anche incettare qualcosa, se tutto va bene. Uno stick non ce l'abbiamo. Tanto dei rumori, no, ok, sono passi falsi e non utili. Vediamo un po' armatura. Ah, food, ok, questo non mi interessa più che altro. Ho preso tanto due di quelli. Pensavo meglio, io preferisco tenere tipo l'arco, o cioè il primo item che uso di più sul primo bottone, perché switch tramite tastiera è più utile, è più veloce, sinceramente. Non, molti mi dicono, però io uso tipo, vedete, la rotellina come sto facendo adesso. Non mi piace, perché è più lento. E poi molto spesso ti capita di avere problemi tipo a cercare ciò che ti serve. Quindi io vi consiglio di andare sempre per almeno i primi tre, perché i primi tre sono quelli più raggiungibili con la tastiera da WASD, insomma. Fateli normalmente come sto facendo io. Poi gli altri magari, se vi capita, che ne so, se riprendi l'ultimo, ovviamente switch velocemente così e ce l'hai tranquillamente. Però i primi tre sono più veloci a fare così. Vedete, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e trovato già la spada o quello che ti serve. Allora, credo ci fossero tre dentro a quel centro Pokémon. Non lì c'è qualcuno? Ok, nella lava. Ok, muori. Va bene, ok, ok. Ma effettivamente l'ho ucciso soltanto perché mi andava. È stato abbastanza stupido, perché effettivamente aveva una bella armatura, non so perché si sia buttato. Io, no, ok, non ho più weakness, però va, buttarsi così a caso lì dentro non mi sarebbe, non mi è sembrata un'ottima idea. Ok, andiamo lì dentro, prendiamo anche quella roba se possibile, e facciamo attenzione che nessuno arrivi qui vicino. Qui c'è un lucky block, mi sa, sì, qui sotto, ok. Ok, weapon con l'axe che non mi serve, ottimo. Ok, mi serve soltanto dei pantaloni in realtà. Quindi se trovo dei pantaloni, GG. Ah, merda, quello ho già preso tutto, ho già preso, che schifo. Ok, qui non c'è nessuno, comunque 8 frecce, perché ho recuperato 6 frecce. Ogni volta che tipo trovi un lucky block con le frecce, con l'arco in sostanza, va bene, tipo ti danno delle frecce. Ok, qua devo fare veloce adesso. Oh, utility. E ragazzi, mi servirebbe dei pantaloni, mi servirebbero. Sono in svantaggio soltanto d'armatura, però 2000 d'oro. Quindi vantaggio sì, ma non del tutto svantaggioso, perché comunque sono messo bene. Ok, cerchiamo un attimo di recuperare questi due. Ok, weapon con dentro Wither 1. Wither 1 effettivamente è molto più utile di Lightning. Non so se Lightning 4 è più forte, però Wither è sempre stata un'ottima cosa e mi ha sempre salvato. Quindi GG weakness. Ah, ok, unlucky block con questa roba dentro. Ok, sì, così non mi daranno un po' di problemi. Mi daranno, servirebbe una torta, mi servirebbe, mangia. Ok, buono. Allora mi servirebbero dei lucky block. Trovami dei pantaloncini, amico mio. Trovami dei pantaloncini. Pantaloncini, pumpkin pie. Ok, ragazzi, sta per iniziare il deathmatch. Ok, sono rimasti in tre. Presumo che i tre che sono rimasti, che sono io, un altro e un altro, siano comunque bardati in un certo modo, perché sennò non sarebbero rimasti fino alla fine. O comunque anche come me, ma fino alla fine avevo tanto culo e sono arrivati fin qui. Quindi facciamo attenzione sotto nel deathmatch, perché ci dice anche la percentuale, il tempo che manca. Quindi bisogna fare molta attenzione a non morire, ma ovviamente anche recuperare gli ultimi blocchi che ci servono. Mi serve davvero un sacco, davvero davvero un sacco, dei pantaloncini. O dei pantaloni in sostanza, pantaloncini adesso vabbè, è un modo di dirlo io, insomma. Pantaloni, pantaloncini, siamo là. Oh, 3000 d'oro, oh merda, però diamante. Ti presento tizio scemo senza nulla. Perfetto, però io ho l'arco. Ok, allora, ok. Aia, porca merda. Aia, merda. Ok, aia, merda, sì, vabbè, però non puoi farmi così. Ma cosa? Sono due in diamond, lì ha morto qualcuno. Effettivamente, ragazzi, due diamond, quella c'ha la spada pure inciantata. Significa che se l'è camperata tutta lì e ce l'ha fatta. Ragazzi, questo è andato male, però mi sono divertito comunque a parlare con voi. Quindi spero ovviamente possiate apprezzare anche questo minigame. Avete chiesto nei commenti di fare anche dei video in cui perdo, ovviamente. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, arriviamo a 1000 like come negli scorsi video. Da Ulisse è tutto, ciao ciao, trovate qui sotto l'IP se volete giocare con me. Ciao ragazzi.